Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, siamo sempre su Live Social, le frequenze quelle di Radio Roma Capitale. I nostri hashtag, interviste e storie per poter trovare tutti i nostri racconti sui principali social network e andare così a condividerli come in tanti già fate, tutti quelli che sono appunto i racconti che i nostri ospiti vengono qui a farci, parlandoci delle loro attività, delle loro passioni, della loro vita o come in questo caso dedicandoci qualche pillola per la medicina, per tutto ciò che ne gira intorno. Quest'oggi parliamo in compagnia della mia ospite, intanto alla quale io do un benvenuto, quindi benvenuta a Svetlana Apanasenka. Buongiorno a tutti. Pronunciato giusto, Svetlana? Benissimo, sì. Bravissimo. Meraviglioso. Allora, quest'oggi parliamo di nutrizionismo, tu sei una nutrizionista. Esattamente. Ecco, allora iniziamo un po' ad addentrarci nel mondo del nutrizionismo. Intanto, prima di parlare dell'argomento che tratteremo oggi, io vorrei farti conoscere dai nostri ascoltatori, quindi vorrei chiederti come tu ti sei avvicinata e come hai scelto di fare questo mestiere e di essere voi una nutrizionista. Ma è un mestiere che è venuto spontaneamente. Prima avevo scelto la facoltà di biologia che mi piaceva molto e poi, siccome tra tante diramazioni di biologia c'era quella della biologia della nutrizione, ho scelto quella e ho continuato su quella via fino a fare altri due master, quindi è nato così, piano piano. È venuta da sé? Sì, è venuta da sé. Allora, volevo un po' entrare a parlare appunto dell'argomento di oggi, ovvero parliamo di sana alimentazione nel periodo del Covid e di prevenzione. Sì, non del Covid, ma diciamo della prevenzione di quello che sono la sintomatologia un po' più gravosa. Quindi cerchiamo di prevenire quella, perché nel momento in cui uno si ammala non c'è l'alimentazione che regga. Assolutamente, però ci sono alcuni piccoli consigli? Assolutamente sì. Per far sì che questa non peggiori come sintomatologie? Assolutamente sì. Allora, prima di questo comincerei col chiederti come possiamo mangiare bene, sano, nel periodo Covid, quindi senza averlo ancora, ma per, diciamo, mangiare sano in questa situazione, magari anche penso a chi a casa, anche senza malattia, ma non può far nulla. Certo. Allora, a parte che volevo fare una piccola parentesi riguardante il fatto che è stato proprio dimostrato che chi presenta una condizione di obesità grave, quindi parliamo di un BMI sopra i 30, che sarebbe l'indice di massa corporea che conosciamo più o meno tutti, è più soggetto ad avere la malattia nella sua forma più grave. Ok. Quindi si è visto anche che tra i pazienti ricoverati nei reparti Covid, coloro che richiedono un intervento di respirazione meccanica invasiva sono quasi tutti obesi. Con questo che cosa vorrei dire? Che soprattutto chi sa di avere questa condizione, cioè dell'obesità, deve fare una particolare attenzione per la prevenzione. Per la prevenzione cosa possiamo fare in soldoni? Allora, c'è un ormone che si chiama adiponectina ed è un ormone che contrasta l'infiammazione, che è quella, tra virgolette, responsabile dell'aggravarsi della malattia. Però che cosa si è visto? Che nelle persone obese la secrezione di questo ormone è inversamente proporzionale alla quantità di grasso, nonostante vieni secreto dal tessuto adiposo. Quindi che cosa vuol dire? Che le persone più magre ne secretano maggiormente rispetto alle persone un po' più in carne. Quasi un controsenso. Esattamente, è un controsenso, però di fatto il metabolismo è così. Quindi che cosa possiamo fare noi per aumentare questo ormone che a sua volta andrà a contrastare l'infiammazione e aiutarci a combattere questa malattia o comunque qualunque altra malattia dal virus? I grassi poliinsaturi si sono manifestati essere molto utili e soprattutto l'integrazione degli omega 3. Per quanto riguarda i grassi poliinsaturi, li troviamo in tutti gli oli vegetali. Invece, per quanto riguarda gli omega 3, torna il famoso pesce azzurro. Oppure, questa è la fonte animale, oggigiorno molti non lo mangiano e quindi c'è l'olio di lino. Ricordiamoci che l'olio di lino è un po' meno biodisponibile, quindi dobbiamo aumentarne il consumo. Poi, se non c'è qualcuno che non assume né uno né l'altro, può ricorrere all'integrazione. Ok, però diciamo che un buon pesciolino azzurro non fa solo che bene. Assolutamente sì, diciamo che con due buone porzioni alla settimana riusciamo a stare nei limiti di quanto si raccomanda per l'assunzione degli omega 3.
come quantità. Allora, passiamo poi a quello che è la prevenzione che dicevamo, ovvero dal momento in cui purtroppo si contrae questa malattia, cosa si può fare per cercare di non incorrere in quelli che sono i gravi sintomi? Allora, torniamo sempre alla raccomandazione di prima, quindi gli omega 3 e gli acidi grassi polinsaturi. Certo. Poi tutta la ricerca che sta ancora andando avanti in questo periodo, perché chiaramente la malattia è sorta un annetto fa e quindi ancora non c'è una ricerca che abbia tirato fuori dei dati un po' più concreti. Però si è visto che questi grassi polinsaturi che abbiamo nominato prima sono molto efficaci, ma non ci dobbiamo dimenticare degli antiossidanti. Perché quando abbiamo un'infezione virale c'è un carico ossidativo nei polmoni molto importante, a prescindere che esso sia Covid o meno, ma a maggior ragione nel Covid. Quindi se l'equilibrio tra gli antiossidanti e gli ossidanti non va bene, si hanno delle conseguenze spiacevoli. Come facciamo ad aumentarli? Un antiossidante famosissimo e molto efficace è la vitamina C, quindi gli agrumi, le verdure, quali per esempio anche il peperone, ne è ricchissimo, anche se siamo un pochino fuori stagione. Per chi non ama né uno né l'altro, c'è sempre l'integrazione. Beh, però se non amano il pesce, non amano gli agrumi, che vita è? Purtroppo succede, quindi dobbiamo dare l'opportunità di ricorrere a qualche riparo a tutti. Poi non dobbiamo dimenticarci dei polifenoli, è quello più famoso, più studiato, più scientificamente provato, è l'epigallo catechin tregallato, che si trova nel tè verde. Okay. In abbondante quantità ed è molto disponibile, insomma, a portata di tutti, chiaramente. Ora ci manca solo che non bevano manco il tè verde. Esatto, chi non dovesse bere il tè verde, c'è sempre l'integrazione. Quindi allora diciamo che potete o riempirvi di integratori per chi non mangia a questo punto. Sicuramente tutte quante sostanze che abbiamo nominato, gli antiossidanti, gli acidi essenziali, gli omega 3, se presi nel contesto del loro della loro natura, sono molto più efficaci. Certo. Però questo non vuol dire che comunque se non mangi il pesce non puoi fare diversamente. Però penso che comunque anche chi sia vegano, che ad oggi va molto anche di moda, comunque tutto quello che è la vitamina C come l'arancia o il tè verde sono tutte cose che possono prendere. Assolutamente ecco, sì. Il pesce no, però tutto il resto sì. Sì, ma magari in quel caso l'olio di lino è una buona trovata. Ok, perfetto. Allora, io volevo anche ricordare quelli che sono i tuoi contatti per far sì che i nostri ascoltatori, anche per qualsiasi informazione, richiesta, un appuntamento, possano contattarti. Quindi, il 392 62 24 746 è il numero di telefono. La pagina Facebook è Apanasenka Svetlana, biologa nutrizionista. L'indirizzo email è svetlana.apanasenka@gmail.com e l'indirizzo è via Druso 41 a Roma. Esattamente. In più, Svetlana, io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui. Ma grazie a voi, è stato un piacere. Nostro, ti ringrazio di aver accettato il nostro invito. Io ricordo a tutti i nostri ascoltatori di non andare via. Rimanete con noi torniamo tra pochissimo con altre interviste e altre storie per voi. Ciao!